Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Lasciate perdere i miei capelli, sono appena uscito dalla doccia. E appena uscito dalla doccia ho detto faccio il video che avevo promesso ai miei follower perché ne volevo parlare assolutamente. Ho lavorato tantissimo oggi, quindi prima di questo orario era impossibile a meno che non facessi il video in macchina, ma non mi pareva il caso, volevo una sede più appropriata. Allora, parliamo del Padova, parliamo del fatto che ieri ho ascoltato Nico Kirwan, le sue parole, e lui è il nuovo capitano del Padova e fin qua va benissimo. Nico Kirwan da 4 anni milita nel Padova, un veneto di adozione perché lui neozelandese ha detto che si sente padovano. Per me scelta giusta, lui come capitano. Arriviamo al dunque. Il vice capitano è Lorenzo Lollo Crisetig. E qua mi sono sorti già dei dubbi, delle perplessità, delle idee che hanno avuto riscontro anche nelle idee del Mustang. Lui ne ha parlato sul suo Instagram e mi trova d'accordo su questa cosa, ovvero, ma perché Crisetig, vice capitano? Lui, la prima cosa che mi è venuta in mente è: per il curriculum è forse il giocatore più esperto rimasto in squadra. Se ne sono andati via Dezzi e Antonio Donnarumma, quindi penso che per il curriculum, per l'età, può andare bene. Ma dove sta il problema, secondo il mio punto di vista, che se tu metti vice capitano Lorenzo Crisetig, mi stai mandando un segnale che mi dice lui giocherà titolare, giocherà spesso, sarà il centro del centrocampo, sarà il nostro regista. E questo mi ha fatto pensare a quello che pensavo già prima, quando io ho detto Radrezza se ne va, la società non interverrà a sostituire Radrezza, né per quanto riguarda appunto le qualità in generale che aveva e che Crisetig non ha, ma soprattutto a livello numerico per me potrebbero anche non intervenire proprio, perché hanno detto già, deciso, Crisetig è il rimpiazzo di Radrezza, cosa sbagliatissima. E anche se magari invece mi sbaglio, arriverà comunque qualcuno, quindi numericamente qualcuno a sostituire Radrezza, non sarà il titolare. Sarà il vice Crisetig. E poi, tra l'altro, ho pensato ad un'altra cosa. Ma se è possibile che noi non faremo mercato fino al 15 di agosto, perché mi erano arrivate queste notizie. E io, quando le ho sentite, ho subito formulato questo mio pensiero non in italiano, ma in dialetto veneto. E sapete perché? Perché insito in me e in tanti veneti bestemmiare. E quindi l'idea di non avere mercato fino al 15 di agosto per scelta del nostro uomo Mirabelli mi fa bestemmiare. E quindi non dico com'è possibile, ma se possibile. Perché mi verrebbe da bestemmiare all'idea che veramente potrebbe succedere questa cosa, visto che l'8 di agosto, se non sbaglio l'8, abbiamo la Coppa Italia contro il Cesena. Poi abbiamo il campionato che arriva il 25 contro il Trento, ma non vorrei dire una cazzata. Prima del 25 abbiamo anche un turno di Coppa Italia Serie C, quindi avremo già 3 partite. Ne avremo due, quindi molto probabilmente prima di quel 15 di agosto. E dopo va a finire che tu vuoi fare questa cosa per poi fare un mercato di gennaio in cui dovresti fare un mercato di riparazione, e invece tu ti muovi un sacco nel mercato che dovrebbe essere per limare
gli ultimi dettagli della rosa e il grosso della rosa l'hai costruita ad agosto, tu fai questa cosa, pochi dettagli ad agosto e poi magari una mambassa di uomini a gennaio, come abbiamo fatto nella scorsa stagione, cosa che ha portato a uno squilibrio nello spogliatoio. Quest'anno ho paura che invece ci saranno pochi dettagli nel mercato di agosto e pochi dettagli in quello di gennaio, oppure in quello di gennaio il nulla cosmico. Perché ho questa sensazione? Perché, mi ricollego a una cosa che ho detto nel video precedente, c'è pochezza di denaro e l'abbiamo visto con i tre acquisti arrivati a parametro zero: Voltan, Fortin e Spagnoli. Io voglio capire se Krizetig da vice capitano quale sarà. Sarà lui il nuovo Radrezza, o se arriverà qualcun altro, e soprattutto chi e spenderemo o arriverà a parametro zero. Questo video appunto per non essere d'accordo sulla scelta del vice capitano, ma ripeto, io non vado contro i giocatori, non andrò mai a criticare Krizetig per questa cosa, lo criticherò semmai per delle prestazioni non consone al calcio Padova durante il campionato, durante la stagione. Al momento, nel precampionato, non mi sento di criticare nessuno. Ditemi la vostra: per me Krizetig vice capitano è una pessima notizia. Avrei scelto qualcun altro, sono sincero. Un nome, esempio, Bortolussi. Non lo so, Bortolussi, non saprei, perché tanti giocatori da tanto tempo che ci sono se ne sono andati. Io un Bortolussi, un Delicarri, un Cretella, Krizetig no, cioè Krizetig l'hanno messo perché giocherà titolare e per il curriculum, perché l'ho detto, è il giocatore più esperto che abbiamo, probabilmente anche uno dei più anziani, carte d'identità alla mano, che abbiamo in squadra. Spagnoli ha una trentina di anni, Krizetig non vorrei dire una cazzata, ne ha 31, dovrebbe essere dell'anno 1993 come mio fratello, più o meno, potrei sbagliarmi perché non è che mi ricordo gli anni di tutti, però boh, mi lascia molto perplesso. Ditemi la vostra, di cosa ne pensate voi. Forse sono io che sono troppo critico e mi attacco a qualsiasi cosa, però l'ho letta così e volevo sapere un po' anche la vostra, insomma. Comunque sono sempre qui per sostenere il calcio Padova, quindi mi raccomando, un bel like, un commento, una bella iscrizione al canale che è gratuita. Se volete, sono aperti anche gli abbonamenti e le donazioni, quelle ovviamente a pagamento, e se vorrete farle, ovviamente reinvestirò questo denaro sul progetto del canale, ma vi ripeto, non è un obbligo, a me basta anche una semplice iscrizione, che quella è gratuita. E niente, ci vediamo al prossimo video, prossimamente, tra un paio di giorni, penso che parleremo di Padova Torres, l'amichevole appunto in programma giovedì. Alla prossima!